Ciao a tutti dalla vostra fata zucchina. In questo periodo in cui magari siamo un po' più tristi e un pochino più giù di tono, ci affidiamo alle fate oppure alle ninfe. E la ninfa che ci prende per mano e ci porta in giro oggi si chiama Vodia. Sapete dove andiamo con lei? Andiamo in Trentino Alto Adige, che è una bellissima regione. Abbiamo delle pareti montuose che sono poi accompagnate da distese di laghi e poi boschi e poi tanti tanti frutteti. Di là arrivano mele buonissime come quella protagonista della ricetta autografata di oggi, la Mille Voglie. Ma che cosa c'entra tutto questo con la nostra ninfa Vodia? Lei era la regina delle acque e dovette fare da pacificatrice in un grande diverbio tra i due fiumi principali. Ovviamente abbiamo l'Adige e poi l'Isarco. L'Isarco in realtà è un suo affluente e voleva alzare un po' la testa e le spallucce perché ambiva a diventare importante come l'Adige. Allora si sa come va tra uomini, si misero a discutere e da questo ne crebbe una grande alluvione. Allora intervenne la ninfa Vodia e che cosa fece? Andò da Isarco e gli disse: Isarco, devi ricordarti una cosa, va dal tuo fratello Adige e chiedigli di abbracciarti forte perché tu sei più piccolo e di portarti al mare insieme a lui. E da quel giorno Isarco così fece e andò a sfociare insieme all'Adige nel mare Adriatico. E allora, se riusciamo a incanalare tante acque e tante energie verso lo stesso obiettivo, così possiamo fare anche noi, restando a casa e cucinando la ricetta autografata di oggi tutti insieme. E se vi dico mille voglie, vi viene già voglia di mangiare la nostra mela Fuji? E beh sì, perché lei è buona da mangiare cruda, in quanto è bella croccante, succosa, una polpa bella compatta e poi ci fa sognare, ci trasporta là in cima alle vette. Perché? Perché lei è fortunata a essere viziata dal sole 300 giorni l'anno, ecco perché è così buona e radiosa. E con i suoi colori che vanno dal rosso, verde, un pochino di giallo, ci ricorda l'arcobaleno che in questi giorni ci fa compagnia nei pensieri più belli. E allora noi la trasformiamo in una mille foglie, senza cottura ovviamente, una ricetta totalmente veg, senza zuccheri né grassi aggiunti. In che modo? Vabbè, la laviamo bene, teniamo la buccia perché è lì che giacciono le maggiori fibre e gli antiossidanti, e poi iniziamo a tagliarla in senso della larghezza, facendo delle fettine di 3-4 mm di spessore l'una. Tagliamo le fette e poi cosa facciamo? Ci spalmiamo sopra, perché siamo dei gran gourmet, una crema di mandorle al 100%. Poi andiamo a costruire la nostra piramide, quindi a strati le fettine di mela con la crema spalmabile sopra, e in cima che cosa ci mettiamo? Una bella pioggia del sottobosco, quindi mirtilli e lamponi che vanno a esaltare le proprietà antiossidanti, quindi anti-influenzali, di questa nostra merenda assolutamente leggera e gustosa. Perché? Perché con tanta vitamina C riusciamo ad assorbire tutto il ferro contenuto nella nostra crema di mandorle. E allora, visto che questa mille voglie ci ricorda anche un bel libro da sfogliare, facciamo un omaggio alla giornata internazionale della lettura che cade proprio questa settimana, perché i libri sono grandi compagni di viaggio e di vita e anche del nostro restare a casa. Quindi grazie alla ninfa Vodia, che è la firmataria della ricetta di oggi, che ci dona la sua leggerezza, la sua voglia di pace, ma soprattutto la stessa freschezza della mela Fuji in questa mille voglie.